Nel suo nuovo corso, il Centro Teatro vuole essere un luogo pubblico, ma non per forza istituzionale. Quindi vuole essere un luogo partecipato, condiviso e soprattutto aperto. Aperto a tutti coloro che vogliano partecipare, vogliano proporre qualcosa, vogliano condividere le proprie idee e vogliano svilupparle con chi sta dietro le quinte, diciamo, come il sottoscritto o anche con gli altri frequentatori del centro. Con questa idea di luogo pubblico abbiamo deciso di ribattezzare le quattro sale dello spazio con i nomi di quattro grandi full shakespeariani. Perché? Perché il full è, nell'opera di Shakespeare, il personaggio che, pur non avendo alcun tipo di potere, può permettersi di parlare direttamente con il re, ovvero con la personificazione del potere. Ebbene, il Centro Teatro, nella sua idea di apertura e nella sua idea di luogo pubblico e non istituzionale, vorrebbe parlare con la stessa decisione e con la stessa capacità di essere diretto e schietto al potere, in questo caso non per forza il potere che potremmo dire politico, ma con quello che è il re nella società attuale, ovvero con l'intera società. Come il buffone parla al re, il nostro Centro Teatro vorrebbe parlare alla città. Come parla il buffone al re? Parla con un linguaggio che è un linguaggio completamente differente da quello che usa tutto il resto della corte. Parla al re con filastrocche, con degli enigmi, con degli scherzi, lo prende in giro. Questo che significa? Significa che il buffone ha la capacità di parlare un linguaggio altro, che è poi il linguaggio dell'arte e della creatività, evidentemente. Il nostro Centro Teatro vorrebbe essere in grado di parlare un linguaggio diverso da quello che si parla comunemente. Parlarlo e farlo parlare a chi vorrà frequentare i suoi spazi. Quindi un centro in grado di dialogare su un registro diverso con l'intera città. Su un registro che è evidentemente un registro teatrale, artistico e creativo. Il Centro Teatro ha anche la vocazione del full, la vocazione del buffone. Perché? Perché vuole essere serio, ma mai serioso, e vuole affidarsi, come fa il buffone, al gioco, alla risata, alla filastrocca, all'enigma, allo scherzo. In questo modo, come dicevo prima, potrà parlare in modo diretto al pubblico, alla città, e potrà farlo con un linguaggio completamente diverso. Naturalmente questa vocazione è una vocazione sia, per così dire, linguistica che anche teatrale. In che senso? Nel senso che restiamo comunque affezionati a un'idea di teatro che fa dell'originalità la propria forza. Un teatro legato anche al discorso del teatro di strada, con un'idea di spettacolo circense. Dunque il full, in questo suo essere un personaggio in qualche modo fuori moda, nel senso che il vero pagliaccio, il vero buffone non lo troviamo più, dunque in qualche modo potremmo dire è una formula un po' desueta, ebbene noi siamo molto felicemente desueti come il full.